is here with me today, and he has bought two of my books, and he has read them. He has also reviewed my books on Amazon, and today I want him to share his thoughts on my books, how my book impacted positively in his life, how my book transformed his, and the message he wants to give out there. Richard, you are welcome. Okay. You are welcome. Thank you for coming to speak to me, and also to let our viewers and our readers hear you today. Okay. What do you have to share with us? I'm very happy to be here. You're welcome. Okay, thank you so much. You're welcome. Allora, io ho avuto il piacere di conoscere Agostina, la sua personalità, il suo sorriso, il suo lavoro. Apprezzo molto il suo lavoro che compie in una struttura di servizio per gli anziani. E, leggendo i suoi libri, dentro c'è un grande messaggio di coraggio e di speranza e di testimonianza. Amen. Perché oggi credo che in questa nostra società, dove si stanno un po' perdendo, si sta perdendo lo spessore di alcuni valori che sono importantissimi per condurre la vita in un modo non solo onesto, ma anche coerente. Coerente con se stessi, con l'educazione che si è ricevuta, con la fede che si professa, con, come dice, come si legge in Pietro, con la speranza che è in noi. Noi dobbiamo rendere conto, ma senza sensi di colpa, senza paure, di quello, della ricchezza, della bellezza che c'è dentro, giusto, di noi. Giusto. Ecco, questa non è facile, ripeto, specialmente in questo nostro tempo, che è molto molto complesso, molto molto difficile. Dove gente hanno paura di esprimersi, hanno paura di esprimersi, anche di del prossimo, di testimoniare anche la propria fede. Anche la propria fede. A volte io avverto quasi la sensazione di essere un po' tornati nelle catacombe, underground, yeah, like the Romans. Yeah. E questo purtroppo è indotto anche da tutti i messaggi che ci vengono anche dai media, che non sempre vanno, perché che cosa ci propongono i media? Devi essere alto, bello, biondo, forzuto, esatto, bello fisicamente, eccetera, eccetera, ma c'è una bellezza che non si vede e che forse è quella più grande. La media aiuta per chi vuole magari imparare delle cose belle, ma la media anche distrugge. Certo. Distrugge. Distrugge e crea dei falsi miti, crea delle falsità. Purtroppo forse è più comodo seguire le strade semplici, le grandi autostrade e non i trail, i sentieri. Perché il sentiero... No, the narrow roads, in inglese dice narrow roads. Esatto. Yeah. Facciamo un'immagine concreta. Se io viaggio in autostrada, ho una strada tutta dritta davanti a me. Ma se io sto camminando in montagna su un percorso, su un sentiero, è più faticoso, però io godo di una bellezza maggiore. In autostrada, sì, insomma. Ma se io viaggio in un sentiero di montagna, lo spirito si eleva e vedo cose molto più belle. Ecco, io credo che oggi noi dobbiamo un po', tanto, recuperare, riscoprire tanto la bellezza che c'è dentro di noi e la bellezza che c'è dentro gli altri. Io sono stato 43 anni a lavoro nella scuola con i ragazzi. Infatti siamo entrati subito nel messaggio, ma non ti ho neanche chiesto che lavoro fai, facevi. Io ho insegnato per 43 anni nella scuola. Secondary school. Secondary school. Professor, secondary school. Of medicine and science. Wow. Wow. Però io ho parlato molto con i ragazzi, li ho ascoltati molto,
ascoltare molto. Ho ascoltato molto, sì, ho ascoltato molto e loro hanno subito capito che potevano fidarsi di me. E io non li ho mai traditi. Tradire una persona, cioè dire bianco e poi fare nero, oltre che essere insomma non eticamente accettabile, immorale, eccetera, distrugge quel poco che a fatica uno riesce a costruire. Ecco, io molte volte durante le mie ore di insegnamento ho messo da parte la mia materia e ho detto Nala, listen you. Ma io adesso vi ascolto. Communication. La capacità di comunicare, di ascoltare, perché questi giovani hanno bisogno di essere ascoltati, ma tante volte noi come genitori, come predicatori, come insegnante, no? E diamo ordine, fai, siamo noi che parliamo, siamo noi che diciamo. Ma è molto importante avere anche la capacità di poter ascoltare, perché i giovani sono il nostro futuro, no? Come si dice, e se non riusciamo ad ascoltare loro, come possiamo aiutare loro, come possiamo sapere quello che loro stanno attraversando? Certo. Quindi è molto importante, come dice il signore Carlo, avere la capacità di ascoltare questi giovani. Bisogna ascoltare, bisogna comunicare con loro. Allora, sì, ok. Agostina ha detto giustamente che i giovani sono il futuro, ma io vorrei essere un pochino più radicale. Io dico che i giovani sono il nostro presente. Sono un presente per costruire il futuro. Exactly. Questo è molto importante. Io ricordo sempre la frase di un mio studente albanese. Lui si dichiarava non credente, ma quello il quale una volta mi ha scritto una frase che quando l'ho letta io ho detto: ma dimmi dove l'hai copiata, questa non è tua. Non è tua. E lui aveva scritto: io lui sono il presente di Dio, mi ha scritto. Wow. I am the presence of God. Oh, I am the presence of God. Wow. E questo è un ragazzo nella tua classe che ti ha scritto adesso, questo? Adesso è medico. Adesso è medico. Medico, sì, un ragazzo albanese, non dico il nome perché rispetto, ma lui, dato che in Facebook ci sono, esatto. Può essere che poi lui capisce, lui si... Signor Riccardo, hai letto questo libro che si chiama Soa. Soa, no? Yes. Quale messaggio vuoi lanciare al nostro lettore? Prima esiste anche la versione italiana di questo, sì, ecco, che io consiglio, veramente è. Allora, tutti i libri di Agostina, dicevo prima, contengono intanto i suoi vissuti, credo, sono filtrati dai suoi vissuti, sono fissati, c'è un filtro che attraversa la sua scrittura e sono vissuti intensi. Molto. Diciamo così. Molto intensi. Molto intensi, molto forti. Molto forti. Strong, okay? Molto complicati. Molto complicati, esatto. Puoi dirlo forte. Complicato, sì. Però. Anche in tutti i suoi libri, anche in Soar, vuol dire librarsi, volare alti, e quindi ecco, ci sono frequentemente dei riferimenti alla parola di Dio. Agostina è riuscita a scegliere dei versetti adatti al contesto del suo pensiero, della sua scrittura. E da qui traspare la sua fede, la sua forza interiore nel trasmettere questo messaggio. Non impone il messaggio Agostina, ma Agostina richiama al messaggio cristiano, però è un invito a farlo proprio. Questo libro
come tutti anche gli altri, sono libri che dopo la lettura ti fanno stare bene. Grazie. Non solo, però ti mettono a volte anche in crisi. Ah, questo vuole saperlo. Questo vuole saperlo. Perché, allora, se tu sei già su una certa lunghezza d'onda, dici, vabbè, non ci avevo pensato, però guarda, guarda caso Maio. Se invece uno è lontano dal messaggio, credo che il libro stimoli un po' la curiosità di andare a cercare la parola. E per esperienza posso dire che quando c'è l'incontro o lo scontro con la parola, qualcosa succede sempre. Succede sempre. Può essere un rifiuto, ma non è mai definitivo, perché la parola è come la goccia che batte sulla pietra, prima o poi la scava, ci vuole tempo, ci vuole tempo. Perché quel ragazzo che mi ha detto io sono il presente di Dio, era in terza media, io l'ho conosciuto in prima, con lui abbiamo parlato molto, discusso molto, abbiamo fatto dei viaggi insieme, io non, l'ho sempre ascoltato, non gli ho mai imposto niente, neppure la mia fede, mai. Lui si è accorto che io credevo in qualcuno. Ma io non gli ho mai detto, guarda, tu devi credere. Tu devi credere, no. Devi fare, devi. Ecco perché qua, anche perché questi libri... Scusami se ti interrompo, sì, perché questo è molto un messaggio molto importante che vorrei che tu lanciassi anche a tutti i nostri fratelli, sorelle nella Chiesa evangelica, certo, che ci sta ascoltando in questo momento qua. Imporre la parola di Dio alle persone. Cosa pensi? No, allora, tutto perché io penso che la parola di Dio deve essere una cosa, cioè come dice Gesù, è come un seme che tu, certo, semini e lo lasci, cioè il, certo, tuo lavoro è seminare questo semi, certo, ma non che tu devi imporre alle persone che invece di lanciare questo semi l'impori che devi cerchi di cambiare la vita di persone, no? Cerchi di modificarlo, non è il tuo lavoro modificarlo o cambiarlo. Cosa pensi, no, di questo? Allora, il nostro lavoro, cioè il lavoro di un cristiano, insomma, sia un cristiano in generale, perché poi queste separazioni, queste distinzioni, io non le ci sono, ma io non evangelista anglicana, cattolica. Allora, c'è un messaggio comune, una scrittura comune, poi le traduzioni sono state fatte in un certo modo. Allora, la parola di Dio non si impone, la storia dimostra che quando la parola è stata imposta ha sempre creato danni. Giovanni Paolo II, pontefice della Chiesa Cattolica, ha chiesto scusa per le crociate, per i mali, i danni che ha fatto a imporre la parola di Dio. In America Latina i gesuiti hanno imposto durante la dominazione spagnola la parola di Dio, ci sono stati danni umani immensi, anche di allontanamento, cioè ha avuto l'effetto contrario, insomma, qua, nel tempo. Come diceva Agostina, noi mettiamo il semino, chi è che annaffia il seme? Allora, il seme lo annaffia Dio innanzitutto, però noi dobbiamo zappettare la terra attorno al seme. E cosa significa questo? Significa che noi abbiamo il dovere, ma non il dovere come imposizione, il dovere come slancio interiore di facilitare che la parola cresca senza imposizione. Io posso dire per esperienza che le persone con cui veniamo in contatto capiscono subito, sì, da che parte noi stiamo. Lo capiscono, non penso politicamente, per carità, proprio loro capiscono se noi siamo coerenti, cioè compiamo azioni coerenti con quello che pensiamo, con quello che abbiamo ricevuto. Perché il contatto con la persona è una questione, deve essere improntata a grande rispetto. A rispetto del loro vissuto, delle loro esperienze, delle loro sofferenze, di una vita che noi non conosciamo. È un altro errore andare a giudicare la persona,
da cosa? Magari da quel momento aveva... No, noi vediamo una puntina dell'iceberg, il resto è sotto, il vissuto vero è sotto. Non è... Per cui la parola si propone con dolcezza, con delicatezza, con convinzione, però bisogna anche viverla con coerenza. Vivere la parola. La parola va vissuta. Va vissuta. Va vissuta nel quotidiano. È difficile, nessuno lo... Ci sono... Ci vuole la grazia di Dio. Sì, la grazia di Dio va alimentata. Ed è quello che ho cercato di condividere la mia esperienza, come Dio mi ha aiutato. E lo si capisce perché... Si capisce. Da quello che tu, questo come dicevo prima, tutto quello che tu scrivi è filtrato da dei vissuti che io non conosco a pieno, ma capisco che sono stati molto difficili, molto intensi. Io ho conosciuto il signore Riccardo qui dove lavoro, e prima ha sentito attraverso le colleghe, mi sa, vero, che tu sei una scrittrice, mi fa un giorno, ero sorpreso, volevo chiederlo, ma come hai saputo? E mi fa, voglio cercare il tuo libro su Google. E poi un giorno dopo lui arriva e mi fa, Agostino, ce l'hai il tuo libro? Pensavo, un libro? E lui dice, aspetta che vado a prendere, perché voglio il tuo autografo. Sì, sì, è vero. E poi torna indietro con due libri. E ho detto, e non è finito lì, perché poi dopo una settimana, due, no? Ho trovato la traduzione italiana di questo. Esiste purtroppo, ma io spero che gli altri libri vengano tradotti in italiano, perché c'è veramente bisogno di leggere quanto Agostina scrive, perché, ripeto, fa stare bene o fa stare male. In ogni caso è l'avvio di un percorso, e di un percorso che sicuramente è una medicina, è una medicina per l'anima, è una medicina per i propri vissuti, per la propria quotidianità, per vivere bene. Fa stare male perché? Perché mette in crisi, ti mette di fronte alle tue incoerenze. Ti mette di fronte alle tue ipocrisie, alle tue superficialità, ai tuoi egoismi. Ed è quello che cerca di combattere attraverso il mio libro, perché come Gesù, posso usare la parola odiato l'ipocrisia? Sì. Io odio l'ipocrisia. Sì, certo. Ipocrisia, I hate it. Guai a voi, farisei ipocriti. Be your real self. Be the person you are in the church. Be the same person in your working place. I'm talking to him right where I'm working. Mm-hmm. He met me here, and he is testifying the person I am. The truth, you receive the truth, and you transmit it. You don't keep it. You don't hide it. Just like Jesus said, the light, a lamp. When you light a lamp, you don't put it under the table. Quando accendi la lampada, non si mette sotto il tavolo, you put it on the table. Why should you put it on the table? Certo. Perché? Così illumina tutta la stanza. Certo. Grazie mille. La parola è questa. È questo. Questa parola. E i libri di Agostina fanno luce. Oh! Adesso mi fa montare la testa. No, è giusto, fanno luce. È vero. Grazie mille, signore Riccardo, per questo. È un momento bellissimo che spero grazie. Che anche per il nostro lettore sì. Hai sentito, lui vuole andare ancora avanti. Sì, dai. Magari un'altra volta ci facciamo un altro incontro, perché il libro sta ancora venendo fuori. Adesso ho scritto 5, ma spero che fra un paio di mesi. The next book is on the women? Two. One on the women? No, two. One is Let's Talk Sex. Ok. Sessualità. Mm-hmm. Mm? Okay. Che la Chiesa, come non so, hanno vergogna di parlare di questo, sì, però sì. Questo distrugge il rapporto tra marito e moglie. Certo. E non stiamo crescendo i nostri figli adolescenti nella strada giusta, perché se noi non insegniamo la strada giusta, come si dice, la sessualità, no? L'educazione, sì. E loro imparano attraverso Facebook. Sì. E quindi c'è una verità in noi che una sessualità sbagliata può distruggere. Esatto. E poi c'è un'altra che uscirà, che si chiama Woman. Mm-hmm. Questo è, spero in un paio di mesi mm-hmm. uscirà. E avrei piacere che signor Riccardo leggesse questi due libri, okay. E magari
come avete sentito, ci ritroviamo per un'altra conversazione. Grazie mille, signore. Pleasure of mine. Grazie mille. Bye, bye, bye. Bye, bye. Thank you so much. Please to find my books, you can check them out on YouTube, on Amazon. Yes. And also on my website, www.augustineekunife-ministry.com. Follow me on YouTube, subscribe and share my videos. You can also follow me on Facebook. Thank you so much for watching. God bless you. God bless you. Bye. Bye.